al centro. No, sta per tornare il Milan delle leggende. David Cacarti sotto! Complimenti a Cacarti! Complimenti a Controcaccio. Voglio verificare Pino Spi per la notizia su Pist. E sarebbe clamorosa la notizia di Pif, clamorosa per tanti aspetti, anche per chi ha parlato di Pif all'Inter per 4-5 anni. Per quanto riguarda il resto vi saluto, sono contento di essere qua, ho appena parlato con l'ex sindaca di Rozzano, che è una cara amica, ho anche fatto un post su Twitter, e mi ha detto delle cose terrificanti sulla verità dello stadio a Rozzano, e diciamo di, non voglio spoilerare l'intervista che faremo, ma stanno usando Rozzano e San Donato per poi mediare su San Siro, anche lì ci sono in mezzo una marea di soldi e di interessi, ma ne parleremo. L'inchiesta del maestro. Ciscione dov'è? Ciscione dov'è? Ciscione dov'è? Comunque, al di là di questo, no, ancora non c'è. No, ancora non c'è. Pensavo che non c'è. Vabbè, ma una vergogna, ragazzi, una vergogna. No, si è paraculato così il merdone. Una vergogna. Ha spostato Ciccione l'orario dell'aereo. Bergomi. Ha spostato Ciccione l'orario dell'aereo. Bergomi, il giorno dopo le critiche non si presentano. No, ma va bene così. Che io? Ma si sono venuto sempre. Verme, non sei mai venuto dopo le critiche. Verme lo dico io. Bergomi, sei venuto sempre. In ritardo però. Sempre. Ieri non c'era. Ma che ritardo? Stavo facendo un'inchiesta che volevo... Ma che vengo qua, porto l'inchiesta, regalo biglietti, non cagate mai. Di che? Ma qual è l'inchiesta? Ma due ore che ripre live! Bastardo! Io devo essere sincero, l'anno scorso pensavo di aver raggiunto il mio apice di pescaggio con i napoletani, ma gli interisti si fanno pescare peggio, eh. Cioè, ragazzi, gli interisti, oh! Ma tu non peschi, sei serio? Faccio la pirla. Tu pensa essere a più 15 sul secondo posto e prendertela e impazzire perché Henrik ti insulta. Siete dei mediocri. Siete dei mediocri. Siete dei mediocri. Siete dei mediocri. Con te facciamo il foie gras. Mediocri. Henrik foie gras. Comunque, maestro, una domanda prima di vedere gli highlights. Ma aveva ancora i capelli? No, è 2007 qua, che è? È 2007, da mo' che l'aveva persi. È dal 90 qua, è da Bagnoli che non ce li ho. Comunque con la maglia... No, ma anche Ranato, l'ha persi. Ok, è l'anno prima di quello che... Quella della Coppa Italia, prima Coppa Italia o seconda con la Roma. Bella, proprio bella. Ma figo, ha fatto bene all'Inter. Non le fanno più ste maglie. Vabbè, sì, ha fatto bene. Carriera. No, era fine carriera, ma ha fatto bene. Non era quello del Barcellona, del Real Madrid. Maestro, la chat dice 2005-2006, Sì, hanno ragione. Sì, sì. Io preferisco quella che ho qui 2008, che ha il bordino, quella che è d'oro. Figo ha fatto benissimo, tanto che Materazzi prende il microfono, se vi ricordate, perché Mourinho non so se fosse d'accordo con il suo rinnovo, e dice non ci lasciare, dai Figo, non ci lasciare, e viene rinnovato di un anno. Però lui non vince il triplette, Figo. No, va via l'anno prima. L'anno prima De Mourinho va via. L'anno prima ragazzi, De Mourinho. Era un fenomeno, grandissimo calciatore. Ragazzi. Ma solo per le palle di andare da Barcellona, dal Barcellona al Real, la mia grande stima. La testa di porco. Sì. Figo, campioni che non è mai passato dal Milan ed è un rimpianto. Vabbè, abbiamo avuto tanti gol. No, certo, è stato uno dei numeri 7 delle ali più forti della storia del calcio. Dopo Donadoni punto. Però, eh. Ah, Cohen! Ma lo vogliamo dire? Ma di Torre, dici? No, basta! Grazie Bergomi. Come Bergomi Re? Ma come Bergomi Re? Vabbè, ma se l'è fatto lui adesso. Ma è lui, eh. Ma che schifo è. No, io dono sempre. Ma pure col Prime, sto cialtrone. Grandissimo Bergomi Re. Dicevo, Bergomi, sì, Coin, lo vogliamo dire? Cosa? Di cosa? Che siamo vicini all'acquisto di un tifoso partenopeo. Chi? Ah, siamo vicini, non ero... Siamo molto vicini. Ma, non, ma, spe- no, ma lei ha già... No, ma Super Allan. Ma Super Allan. È giusto così. No, non ve lo aspetterete mai. Tifoso partenopeo. Vi dico solo che ha più di 50 anni. E non è ricordato come Bergomi. Bergomi sarà tua ma la competenza di un bambino dell'asilo. Auriemma. E non è rincoglionito come Bergomi. Auriemma. E non è rincoglionito come Bergomi, sì. Mimmo Pesce. Sì, sì, certo.
Mimmo Pesce. Ma Yolanda l'hai trattata? Vediamo se mia... qualcuno lo scrive. Cretino, ma... Ma Yolanda... No, Doria... Ale, a noi ci serve gente che si fa insultare o può insultarci, se no non è carino. Ah. Più di un... Hai due categorie che non capiscono niente di calcio. I fiorentini, nessuno l'ha scritto, attenzione, quindi potrebbe essere veramente la sorpresa. E tu hai gente incompetente. L'hanno scritto, l'hanno scritto. L'hanno scritto? Faccio dire una cosa prima di vedere gli highlights. Intanto, sì, è vero, l'hanno scritto. Intanto posso dire di essere stato accontentato dalle società di Roma e Milan... Ma basta! Come basta, detto, non c'è stato i tre punti in Faina, basta! Ma fine campionato amichevole, Roma Milan, lo compagna De Rossi! Faina, talmente da Iale non ne piglia una, se è dovuto aggrappare a questa. Per dire sì. No, ma allucinante, ragazzi! No, ma voglio fare una domanda, no, perché poi facciamo anche cultura. Bergomi, tu che sicuramente l'hai vissuto più di tutti noi qui presenti, e visto che in chat non mi insultano quando lo dico, possiamo dire che Donadoni è uno dei migliori numeri 7 della storia del calcio? Sì, ok. In Italia dopo Bruno Conti, sì. Fino ha avuto anche Beckham quando l'Inter era figo, ma Donadoni è stato prelevato dall'Atalanta, da Berlusconi, è stata un'ala destra di una capacità e di un piede delicato sopraffino. Purtroppo ha avuto all'epoca, i calciatori del Milan erano tutti bravissimi ragazzi e sposati eccetera, ha avuto una cosa di dominio pubblico, una separazione per la quale ha sofferto molto. Non c'è quella merda di Sciscione che prende per il culo Colico, ma lui ha la casa da 20 anni qui a Madesima. Grazie, Bergomire, la sub regalata. Grazie, lui ha la casa qua in montagna a Madesimo, che è la nostra cortina in Valtellina, ed è un ragazzo d'oro. Tra l'altro, come calciatore a me faceva impazzire, e poi ha fatto l'allenatore, e mi ricordo che fu fatto, vi ricordate, un gesto bruttissimo nei suoi confronti, perché fu accantonato per far spazio all'IPBIS. Che beh, poi come allenatore è un po' una pippa, diciamolo. Allora, no, sì. Zenerix, quanto manca la maratona? 600 sub, Farina. 600 sub. Che non mi sembrano molte, ragazzi. No, no. Quando viaggiamo... la maratona, perché Farina, tu avvisi sempre all'ultimo. Quando è prima arriviamoci. Esatto. Prima arriviamoci, poi decidiamo insieme la chat. In ogni caso, andiamo su gli highlights di Bayern München Lazio. Purtroppo, la Lazio. Maradona 24 ore, Joces. Ma dici che l'hanno messo negli highlights il colpo di testa di Ciro? Vediamo. Sì. C'è. Peccato non c'è Ciccione, io gli volevo dire una cosa. No, ma il problema è chi la fa a notte? A fa Enerix, ovviamente, con Torre, Asso pure a nottambulo. Ma metto a guardare Enerix, l'unico che non fa un cazzo 24 ore. È lui. Buttato fuori il coglione. Vai a fare il dipendente. Estendibile, bimbo, bambino, estendibile. Grazie, Ayrton. Ma hai visto che Tuchel si è rotto il pollicione del piede durante il motivazionale? Non capito tu, Enerix, coglione, non capisci un cazzo. No, l'ho capito. Perché stai da solo, fai il cazzo di lui. Ah. La prima mezz'ora la Lazio ha fatto quello che doveva fare. Esatto, me. Invece Coin lavora, capito? Mo Coin lavora. Poi dopo il gol... lavoro, lo diciamo una volta per tutte. Sì. Poi dopo il gol mangiato da Ciro. Qui l'aveva messa all'angolino Kane, eh? Senza deviazione, Ragò. Che poi manca, questi highlights stanno mancando di rispetto al primo tempo della Lazio, secondo me, perché nel primo tempo la Lazio ha fatto bene. Come lo giudichi Pavlovic, Andrea? In 20 minuti 5 occasioni. Come ha fatto? Ti piace Pavlovic, Andrea? Ma ti dico, secondo me deve migliorare la presenza nei 90 minuti. Cioè, è un buon giocatore, però spesso l'ho visto distaccato dalla partita. Viaggia un po'. Mamma mia. Guarda la reazione dei Guendouzi. Rivediamolo per come sembra, dice, ma dove sono capitato? Mi sembra Mizio che la passa quando si butta in piscina. Guarda che cosa è adesso al limite Felipe Anderson cross. Come fai? Guardalo. Dici, no, dammi, tu mi devi dare una motivazione logica su come fai a non prendere la palla. Ma è tecnicamente sbagliata. No, quella palla, ora quella palla, devi impattarla in quel modo. Se sei sul primo palo, sei sul secondo. E se sul secondo la prendi dritta e fai gol, devi andare, il portiere va di là e tu.
Ma veramente tu, se ti opponi a questa sfera semplicemente col corpo, la palla è comunque io l'ha entrata solo. Comunque non si è fatto tutto sto casino per tanti che hanno sbagliato. Guarda quanto tempo aveva, guarda quanto tempo aveva. State zitto e non fa domande. Se vuoi una risposta ti fa parlare. Grazie. Dicevo, scusate la a questo momento di fascismo, ci dissociamo chiaramente. Cosa dicevo, non mi sembra che quando Lukaku, Dzeko, però dici il falso. Dici il falso quando dici che non hanno massacrato gli altri, perché con Lukaku nella finale di Champions, nella finale d'Europa League, lo dico. Io che sono del Milan, l'hanno massacrato, i giornalisti compresi, Di Canio primo su tutti, il tuo amico Di Canio. E tra l'altro, Luca, perdonami, devo finire però qua nessuno sta discutendo il curriculum di Immobile. È chiaro che uno che Immobile fa i 300 gol eccetera, lo sappiamo. Si può dire che ieri ha sbagliato un gol pesantissimo o non si può dire? No, ha sbagliato un gol. Punto. No, un gol pesantissimo. No, ha sbagliato un gol. La qualificazione. No, ha sbagliato un gol. Ha sbagliato un gol. Ma vuoi sapere qual è il problema? Sereno, perché se lo mangiava un altro calciatore, esatto, avresti fatto il passo. Se quel gol là se lo mangia Castellanos, oggi lo sai come stai? Se lo mangia Immobile, e allora. Può essere, perché Castellano ha dimostrato un cazzo. Ciro Immobile penso che ha dimostrato. Frate, ma negli ultimi due anni cosa ha dimostrato? Aspetta. Sai qual è il problema, Dami? È che voi state trattando Immobile come milanisti trattano Pioli. Immobile è stato il meglio per la Lazio, esatto, per anni. Esatto. Siamo d'accordo. Da due anni a questa parte è un limite. Per me lo è il ancora. Problema della Lazio, si è visto ieri, è che la Lazio ritiene la sua punta un campione, quando dall'altra parte un campione vero ti fa doppietta e ti butta a casa. Questa è la grande differenza. Che da una parte c'è una punta che è un campione. Non mi sembra dalla tua parte, Kane, no. Non mi sembra che Harry Kane in finale all'europeo a casa sua ha fatto ma lo che stesso. C'entra? Ma cosa c'entra? Ma come che c'entra? Ma cosa ti c'entra? Ricordo che Ciro Immobile a Kane gli ha sbattuto una coppa in faccia. Sì, a vabbè, casa segnando? Sua. A casa segnando? Sua. Ma che cazzo vuol dire? La e squadra allora, vince. Che cazzo? Ma mica è come la squadra perde, è colpa di Kane se l'Inghilterra ha perso. Se è colpa di Kane come se l'Inghilterra perde i rigori. Che cazzo c'entra? Se è così come dici che non è colpa di Kane perché l'Inghilterra perde l'europeo, allora non è manco colpa di Immobile. Ma Kane non si divora un gol solo davanti alla porta. Kane non si divora un gol solo davanti alla porta. Ma che c'entra? Immobile si è divorato un gol decisivo solo davanti alla porta, frate. Kane è ancora più grave perché non si è proprio mosso in finale. Ma quindi Faina, ora sono passati degli anni. Oggi 2024 tu ribadisci che tra Immobile e Kane ti tieni Immobile? È importante questo. Io dissi seriamente, e non me mando come il TikTok che stanno mettendo da ieri sera. Ci serve la clip, rispondo. No, lo dico onestamente, ma lo ribadisco. Io non sono così tanto sicuro, e questa cosa la dissi 3 anni fa, mi sembra. Io non sono così tanto sicuro che Harry Kane in Italia riuscirebbe a far meglio di quello che ha fatto Ciro Immobile, punto. Ma di quello, aspetta. Sono serio. No, ma aspetta, Cohen, aspetta. No, ma se tu mi dici di quello che ha fatto... Io posso essere d'accordo con te. Io è sempre stata questa. Non sono sicuro che Kane farebbe 36 gol in Serie A. Questo non lo posso dire. Ma come valore assoluto Kane vale 10 Immobile. Non c'è paragone. Ma 10 Immobile. Poi lascia sta che io lì in quella clip dissi ad oggi mi prendo Immobile tutta la vita. Ma era chiaro, era l'europeo. Immobile aveva fatto meglio di Kane, aveva pure vinto l'europeo. C'era uno scherzo perché con Manfredi, secondo fatto te non fa 25 gol in Italia. Sì, sì, no, però allora il record di Immobile secondo me non lo batte. Per me ne fa 25 gol. Che li fa proprio per la tipologia di attaccante. Per me non li fa proprio. Io ho dei dubbi che li possa fare uno come Taremi, ma Kane ha talmente calcio, perdona, Taremi non le fa, senza nulla togliere meglio che sto zitto, dopo Durham è meglio che sto zitto, ma ragazzi io non tolgo nulla, però ieri lui probabilmente vede la palla alla fine, perché ci va spizzando la palla, cioè un errore proprio tecnico. Harry Kane ne fa 40 in Italia. Dai, Ale, non esageriamo. Ma stiamo scherzando. Ale, non esageriamo. Io amo tantissimo Kane. Per me è l'attaccante più forte in circolazione in questo momento.
allo stesso tempo ti dico che secondo me, ok, per quanto sia forte, per quanto sia devastante, ma se li fa immobile, ma 36 gol in Serie A, no, è veramente difficile farli. Ale, posizione Kane, ma questo però toglie i rigori, Henrix. Ma no, ma sono faceva... d'accordo, Coin, se mi dici togli i rigori, ok, però League, lo stesso no, record l'ha fatto Higuain, ok, secondo me il record di Higuain non lo batterebbe. Higuain è un altro che... Secondo me il record di Higuain non lo batterebbe. Per carità, ma Higuain secondo me fa le... Ah, sai dove li fa, Ale? Sai dove li fa? Sai dove li fa 40 gol? E lì sono convinto, all'Inter. All'Inter farebbe 40 gol, perché ma per no, come ma... gioca l'Inter, Kane è un attaccante ma perfetto. I difensori che ci stanno in Italia con la fisicità che c'ha il Kane. A proposito di difensori, Henrix, mi dici chi è l'unico difensore che ha annientato Kane l'anno scorso? Malik Chau. Fattuale. Chi è fattuale, chi ha detto? No, fattuale, ehi, fattuale non è suo, non dica stronzate, fattuale è di Feltri prima e di Sgarbi poi. E poi l'ha copiato, e poi l'ha copiato, e poi l'ha copiato, no, no, più vigore. No, e poi l'ha copiato quella macchietta di Mister Marra. L'ha copiato quella macchietta. Un attimo, fammi dire una cosa importante, Coen. Un attimo, Dami, fammi dire una cosa importante. Il termine fattuale è stato inventato da Felti prima, da Sgarbi poi, non inventato chiaramente perché fa parte del vocabolario italiano. Coniato. È stato portato in auge per il mainstream, ok? No, dal Cerbero Podcast, perché quella macchietta vivente di Marra ha preso fattuale. Saluto Davide, ciao Davide, l'ha reso mainstream. Invece Vermi, che lo usi sempre, Vermi. Non Gian Michelli, Vermi è un vocabolo. No, no, ma Vermi a me fa molto ridere, Bergomi, eh. Te l'ho copiato, sono sincero, a me fa molto ridere, quindi approfitto di una cosa. Ma come Bastardi Vermi, no, a me mi spezza. No, Bastardi è bello come lo dice lui. Bastardi Vermi è bellissimo. 12 abbonamenti alla mezz'ora, finiamo gli highlights. Chiami le sub, Bergomi, oggi non c'è asso. Chiami le sub, forza, testa di porco. Allora, per questo canale che vi porta qui con Milan, per questo canale che vi porta i pronostici, se volete scommettere, perché Luca Coin sta facendo un filotto clamoroso. Vero. Che si beve anche il mio amico Nevio, lo schierato. Scusate, mi piace parlare con i numeri a me. Voglio sì, un attimo, faccio chiamare le sub. Non vi invito. Vi obbligo in maniera chiara e netta, bravo, no, vi obbligo a sabbarvi, perché è un do or des. Noi vi diamo notizie, vi diamo amore, vi diamo fresca. Sabatevi. Allora, io ho detto questo, io ieri col 3-0 di Luca Harry Kane in Premier League. Grazie, Luca. Bravo, maestro. Toresina, lei è un bastardo. Come dona solo alle cugine? Doni qui. In Premier League, Harry Kane, 316 partite, 213 gol col Tottenham. Ne parliamo anche, cadi nel gioco di Damiano. Bayern Monaco, 24 partite, 27 gol al campionato. Con l'Inghilterra, 89 partite, 62 gol. Voi pensate che non c'è... Meglio di Shearer, ragazzi. Voi non siete presente che è Harry Kane e che in Italia... farebbe veramente le... quindi Alessio giustamente cita i numeri di Harry Kane, però poi quando gli citano i numeri di Ciro Immobile, tutto questo non gli sta bene. Devo capire qual è il punto, credimi. In Italia Immobile, prego, non ha fatto quello che ha fatto Harry Kane con l'Inghilterra. Ah no? No, va a vedere i numeri. No, solo 4 volte capocannoniere. No, con l'Italia va a vedere i numeri. Te credo, non giocano col modulo è andato all'estero, è stato uno scarto dei scarti, è stato rimandato. Veramente c'ha 6 presenze in Champions League col Borussia, 4 gol, però andiamo avanti. In Bundesliga? Non lo so, penso non abbia praticamente mai giocato, perché tu non capisci. Non capisce un cazzo. Ma il Borussia Dortmund dopo un anno l'ha mandato a Siviglia, era la panchina della panchina, e l'hanno rimandato in Italia al Torino. Questa è la realtà. Harry Kane è stato pagato 100 milioni d'euro dal Bayern Monaco. Ah, quindi il calciatore lo fa la cifra che è pagato. No, anche. Questo state dicendo. 62 gol con la nazionale inglese. Abraham ha pagato 45 milioni. 45 milioni, quanti ne deve fare?
Scusate. Prova a mettere una ragazza. Ma certo, almeno a 30 anni è stato pagato. Vedere se sul sito Escort Forum e vedere quanto. Vabbè, ci dissociamo dice. Chiaramente. Il no, è una battuta del maestro. Allora mette, allora vale tutto. A 100 milioni a 30 anni è stato pagato. Ma è, vabbè, e quindi 24-25. Ma non è che stiamo a parlare, dai, immobili come Regain, se volevamo fare cose. In Serie A, in Serie A c'ha 345 presenze e 200 gol. È il settimo marcatore di tutti i tempi da Serie A, campionato difficilissimo a livello difensivo, non lo dico io, lo dicono le statistiche. Se tu ad oggi ritieni Immobile un campione, stai prendendo un granchio. Io ripeto che secondo me Harry Kane in Italia non sono così tanto sicuro che riuscirebbe a fare meglio di Cine. Ma tu oggi ritieni grazie, Immobile un campione? Devi essere onesto. Dipende, aspetta, sì, onesto. Allora, intendi... io capisco, a parte gli scherzi, capisco dipende, che c'è... Ascoltami. Che intendi tu come campione. Ascoltami, capisco che c'è un rapporto... Dario Milanista! Dario Milanista! Dario Milanista! Grazie Dario, grazie amico mio. Capisco che c'è il rapporto, quindi non ti voglio mettere in difficoltà. Ma non è il rapporto, no, dammi, fratello, vabbè, non è il normale, rapporto. È un amico tuo, gli va bene, quindi c'hai un occhio di riguardo. Però, domanda seria, tu oggi ritieni Immobile per il livello della Serie A un campione come punta? Sì. Per me sta prendendo in granchio, fratello, che cazzo vabbè, è? Vabbè, posso avere il mio pensiero? No, puoi averlo, puoi averlo. Per me è una follia, però puoi averlo. A me dispiace, Enerix, che non sia venuto Sciscione, perché il da lui tanto vituperato Giroud... Se fosse stato su quella palla oggi parleremmo d'altro, perché Giroud quel gol non l'avrebbe mai sbagliato. Sì, ma è una pippa Giroud, tanto... famo passare Giroud come forte. No, una pippa, no, una da, pippa. Ma come te... una pippa. Ha vinto tutto Giroud. Giroud secondo me è il livello più alto del mondo. Se fosse stato Giroud, Giroud in Champions fa una rovesciata col Porto da panchinaro che è rimasta nella storia di quella Champions. No, ma Giroud è un campione. No, a 38 anni Giroud oggi la Lazio sarebbe ai quarti di finale. Vero. Certo. No, secondo no, me no, è vero. Ma grazie per i 70. Giroud è un campione, no, Immobile è un ottimo giocatore. Per, ah, me, ma se mi dici... Italia, per me in Italia è un campione. Ale, ma se non mi dici, è un campione. No, però aspetta, anche lì, se mi dici che Giroud è stato un campione, io ti dico certo, oggi è un campione? No. Oggi per la Serie A, oggi, a non è il livello anni. Campione, bro. È quello il discorso. Andrea, pure per dire. La mezz'ora. Giroud ha dei grossi limiti fuori dall'area, ma Giroud in area è uno dei migliori. Stato uno dei migliori. Io ti dico, Cohen, per me la grande forza di Giroud è che il Milan ha dei giocatori che gli mettono la palla dove, come e quando vogliono. Il discorso è che Giroud oggettivamente quest'anno sbaglia tantissimo anche i movimenti. Cohen, no, quest'anno, Cohen. Che cazzo me ne frega di prima? Ma ti parlo di adesso. Adesso Giroud, se tu lo vedi nell'arco della partita, ragazzi, canna una serie di movimenti basilari da scuola calcio che mi fanno impazzire. Ci sono certe situazioni in cui è necessario il movimento sul primo palo della punta e Giroud non lo fa mai perché aspetta che la palla gli arrivi sui piedi. Certe robe, un attaccante del Milan che ti deve far vincere uno scudetto non può non farle. Punto. Certo, sub, grazie ragazzi. Ma anche chat, oggi. Che stia facendo meglio di quando ha vinto lo scudetto, è vero, numericamente sì, ma non me ne frega un cazzo. Ringrazio, io valuto le prestazioni. Grazie, chat. Però questo ti evidenzia che la colpa non è sua, non manca la difesa. Ma Giroud non è un grandissimo bomber, ma sa giocare a calcio. Fa un calcio associativo, secondo me, di livello. Ma è non più, non più, forti, Ale, non più. Sbaglia uno dei anche più forti a fare le sponde. No, Ale, sbaglia anche. Quest'anno non prende più una sponda. Questo è l'esempio di chi non guarda il Milan. Quest'anno non prende una sponda. Io mica lo guardo da quando c'è il Milan. Io Giroud lo conosco. Grazie Dazio per i 100. Giroud non è un grandissimo bomber, non è uno da 30 gol a stagione. È stato sempre uno da doppia cifra, ma uno che sa giocare con i compagni. Comunque ma quest'anno non lo sta facendo, Ale. Quest'anno non lo sta facendo. Andrea, io ti ricordi Ibrahimovic? Ti ricordi Ibrahimovic a 30 anni? Ti ricordi a 40 anni? Il primo anno di Zlatan Ibrahimovic è stato un extraterrestre, il primo anno pieno al Milan di Zlatan vale 10 volte quello che sta facendo Giroud adesso per il livello del Milan, per quanto è stato decisivo, di categoria extraterrestre. Devi capire che una squadra che è il terzo attacco della Serie A, Giroud fa 20 tra gol e assist, il problema non è Giroud, è la difesa. Cioè, se tu sei la decima, però ripeto, quello sono d'accordo.
Giroud è bravissimo a fare. Torniamo sulla Lazio, se no Faina si incazza. Eh no, sono stato a parlare tanto di Giroud. Dopo dobbiamo parlare di Milan. Dopo dobbiamo parlare questa sofferenza e tu vuoi tornare sulla sofferenza. Ma Giroud della Lazio alle 23:40. Sì, è vero, è vero. Andiamo con il gli highlights. Mossari voleva pure l'Oftus chic, eh? Poi comunque, guarda che bucio de culo, guarda che bucio de culo, hanno dominato, hanno meritato, è una mezza ma fanno papera. Due gol, fanno due gol su tutti gli sbagliati, che senti, bucio de culo. È una mezza posso dire però una cosa, Damià? Che Provedelle usa il sapone quello di piatti o svelto sui guanti. Provedelle ultimamente c'ha avuto un calo, questo è fuori ombra di dubbio. No, però Faina, io sento dire ogni partita che Provedelle poteva far meglio, ma sta stagione abbiamo detto troppe volte che poteva far meglio. No, su anche questo qua, pure questo tiro anche sbagliato, gol incredibile. Oh. Allucinante. No, ma qui è difficilissimo. Comunque Provedelle è abbastanza ultimamente, Guarda che bucio de culo. Ma questo è imparabile. No, ma il tiro usciva. Sì, il tiro usciva. Porca troia. Ma è quel gol che ti condanna, eh? Questo è ridicolo. Aspetta, però posso dire. No, qua si è fatto male, Goine. Però basta con questa cosa. No, di... no, hanno chiesto il rigore. Ma lo rivediamo. Lo rivediamo. Guarda quelli da Lazio. Allargate le braccia. Male, guarda, oh, guarda che per ridicolo. Me. No, per me si fa addosso il rigore, eh. Ma che se deve dare? No, no, si può dare. Guarda, no, ma aspetta, guarda come gli entra veramente scomposto De Ligt, eh. Cioè, proprio gli entra pieno sulla gamba. Non lo prende mai, subisce lui. Ma che non lo prende mai? Se danno il suo rigore è finita, oh. Se danno il suo rigore è finita. No, ma prende. No, non avevo visto, non avevo visto il tocco di palla. Se prende la palla De Ligt, se prende la palla De Ligt non è mai rigore. Prende la palla, non è mai rigore. Ma pure che no, se non prendeva la palla, fidati che lo potevi dare. Ma è folle, è come quello del Barello. Guarda. Poi io ero un coglione, giustamente, che volevo Lloris in Champions. Vabbè, io ero un coglione. Ero. No, stai parlando. Ma chiaramente non è colpa dei Provedelle. Anche se. Anche qua la respinta, eh. Non lo so, Vivio, ho parlato con Vivio, mi ha detto che secondo lui cade male e poteva respingere meglio. Sì, ho parlato pure con Vivio. Però in realtà... Però ragazzi, Provedelle è chiaro che non è il Provedelle dell'anno scorso, poi non è che gli butta la croce addosso, ci mancherebbe. Qua fa una parata, vista, la parata del... Ma non l'ha presa? No, sì, la prende, come no? Ma come guarda, l'ha presa? Sì, questa mi sembra che l'ha presa. Guarda. Aspetta. La prende e poi va sul palo. Sì, ha preso. Sì, ha preso. È una gran parata quella. Sané, zona tiro, Sané. Comunque secondo tempo il Bayern ha legittimata la vittoria proprio. No vabbè, ma tutta la partita Lazio il secondo tempo non c'è mai stata. Una prima mezz'ora mi era piaciuta la Lazio. Però guarda, posso dire una cosa adesso al netto della meme, l'ironia e la serietà, no? Troppo Bayern, ragazzi. Cioè, qua pure, ieri qua sera pure Dami te voglio bene, ma Luis sto gol lo deve fare. Sì, ma Luis c'ha cioè, un mi dici deviazione, sono d'accordo, Luis, ma Luis guarda, io ce l'ho un po' con Luis Alberto quest'anno, perché lui ha preso il rinnovo di contratto, ha rotto il cazzo per una vita questo rinnovo di contratto, uno dei più alti mai fatti a un giocatore da Lazio, e sta a giocare sotto proprio, no, le aspettative, proprio gravemente insufficiente secondo me. Però poi è sempre quello che magari, sai, imbrocca la partita, imbrocca la giocata, e comunque lo devi lasciare. È vero pure che Luis Alberto, dico onestamente, senza Milinkovic-Savic, ma tutta la Lazio senza Milinkovic-Savic è un'altra squadra. Alla Lazio quest'anno mancano tante cose. Ma Guendouzi cose, è il migliore, Luca, in campo ieri, dammi. Guendouzi è il migliore in campo. Cioè, sì, per me Guendouzi l'ha rimpiazzato se, bene Milinkovic. Anche, no, ma non è Milinkovic. C'ha caratteristiche diverse, però è sempre il migliore della Lazio. Ma te dico, questo Luis Alberto... Lo metti, lo panchini, pensa a un centrocampo con Guendouzi e Milinkovic-Savic. Ma amico mio, basto cazzo. Basto però cazzo. Quando c'era Milinkovic-Savic, basto cazzo. Invece lo sai che ti dico, o sbaglio in campo col Bayern avete preso 4 passagol con la Lazio forte, poi perché in campionato sì vabbè, prima, no? vabbè ma maestro, lì non avevi la rosa tempi, per le due competizioni, ma lo sbaglio tempi, avevi 12-13 giocatori, no, te lo dico io. Ale, a me quello che dispiace, scusate se mi dilungo un attimino per vabbè, fare Lazio, un'analisi completa, io purtroppo ma magari da tifoso chiaramente ci credevo un pochino
non che ci sperassi più di tanto, però ci credevo, soprattutto che la Lazio non potesse fare sto tipo determinato di partita, perché comunque all'andata qualcosina aveva fatto vedere, comunque per far credere qualcuno che la Lazio potesse passare il turno. Secondo me poi vengono a galla sempre i soliti problemi di quest'anno: mancanza d'atteggiamento, mancanza di cattiveria, mancanza pure di qualcosa a livello tattico. Mi piacerebbe dopo che parliamo un attimo delle parole che ha detto anche Fabio Capello ieri sera in diretta a Sky nell'intervista che hanno fatto a Sarri, caro Enelix, non so che se le puoi prendere, ne possiamo discutere tutti insieme. È chiaro che la prima responsabile di questo qua, anche se sei uscito col Bayern, voglio dire, quindi sei uscito comunque a testa alta, secondo me, perché nelle due partite una comunque la porti a casa, potevi fare di più all'andata, sì è vero, però secondo me la Lazio non sfigura davanti al Bayern nei 180 minuti, e però le responsabilità sono secondo me da attribuire a una campagna acquisti in estate che doveva essere migliore per affrontare un impegno del genere. Per secondo me ci sono grandi responsabilità di alcuni giocatori, vedi Luis Alberto, che purtroppo non è più quello dello scorso anno, comunque degli anni passati, anche Marusic, che l'anno scorso aveva fatto benissimo, quest'anno sta facendo molto molto male. Vuoi Zaccagni fuori, vuoi Felipe Anderson che non si riconosce, vuoi tante robe, la mancanza di Milinkovic. Però dammi, per quello proprio perché finisco. Vai. E mi dispiace, ma io a Sarri ieri sera gli ho visto fa sempre le stesse cose. E questa a me continua a non piacere. Col passare, ieri, l'ho messo per ultimo, però Luca, l'ho messo per ultimo apposta. Io ieri nel gruppo non trollavo, voglio dire la mia, perché io stimo molto invece Sarri, però ieri ha sbagliato su una cosa, secondo me. C'è un fattore psicologico all'interno del Bayern, con 8 giocatori che dichiarano che secondo la stampa vogliono lasciare la squadra. C'è un allenatore molto bravo, secondo me dimissionario, e questa cosa andava sfruttata. C'è del nervosismo, e quando c'è del nervosismo devi cercare di far innervosire. E quindi da quel punto di vista lì, che non è meramente tattico, secondo me la partita andava impostata un po' più sulla rogna, come ha fatto, per dire, il Siviglia con noi in finale anni fa. E lì Sarri ha sbagliato, invece lui l'ha giocata. Però chiariamo, questo Fabio è quello che ci hanno raccontato i media. Io ieri ho visto un Bayern compatto, un Bayern solido. Ah, no, ma della scissione, Luca, della scissione interna lo sanno tutti, Adidas, Allianz e Audi. Scende nello spogliatoio, prende Tuchel con Rummenigge e ti dice: a me non interessa nulla delle vostre beghe. Oggi se vince si passa al turno, se no saltate tutti. È chiaro che li mette sull'attenti, però esistono quelle beghe. Sì. Perché ci c'è del mercato, tanto che il Bayern... Strano, perché in Italia ci hanno raccontato che quando un presidente parla pubblicamente dell'allenatore, poi la squadra gioca male il venerdì dopo. Questo ci raccontano i giornalisti italiani. Però se non lo... No, però aspetta, no, fai un errore. Se non si arriva alle dimissioni, se tu dici che chiaramente il signor Pioli non sarà l'allenatore l'anno prossimo, crei un inaspettato... Non l'ha detto nessuno. Vortice. Non l'ha detto, però. Come? Non l'ha detto nessuno. Posso dire la mia sulla Lazio? Appunto dico, in quel caso crei un danno, perché lo dice metà. Ma non volete, non lo dicono perché non hanno sostituto. Prego Ale, Landovic, me l'hanno regalata la maglia. Allora, cerchiamo di essere seri. Bayern Monaco Lazio, cioè, noi siamo i pagliacci. È troppo... No, perché adesso facciamo contest. Ma come facciamo contest? Abbiamo fatto l'analisi seria. No, scherziamo tante volte. No, io scherzo, però voglio essere serio adesso. Allora, è evidente la differenza di calciatori fra Lazio e Bayern, proprio evidente. Il Bayern era di un altro livello, secondo me potevi mettere l'allenatore che ti pareva in panchina nella Lazio, il modulo che ti pareva, la strategia che voleva, la forza fisica, la forza tecnica dei calciatori del Bayern era troppo superiore ed evidente a quella della Lazio. Il problema, secondo me, della Lazio viene da lontano e viene dal suo presidente Lotito. Lotito è bravissimo a tenere, diciamo, a un certo livello la Lazio, ma non la fa mai crescere più di tanto. Perché? Perché secondo me la sua strategia è sbagliata. Lui non fa trading con i calciatori. Lui i calciatori, quelli forti, quei pochi che magari riesce, no, a prendere a 7, 8 milioni, 9 milioni come Immobile, come Luis Alberto, e poi gli esplodono come Milinkovic e Savic, invece di venderlo
venderli al loro prime magari e farci 70-80 milioni di euro e rafforzarci tutto il resto della squadra, quei giocatori, quei 4-5 giocatori buoni li fa circolare, li fa stare in mezzo ad altri mediocri. I trofei hanno fatto dei mediocri e molto, molto mediocri. Che rosicata! Scusate, mediocri e molto mediocri, e poi li porta fino a che comunque questi calciatori. Ma Scarpadoro sono entrati nella storia. Minchia, che rosi! Meno male che. Che? Hai trollato. Di che? Faccia finire, finisca, le finisca. Della Roma sono entrati nella storia, hanno vinto europei. Scarpedoro, cioè, ma cosa doveva fare? Ha fatto bene, lo titolo di Milinko. Storia, Immobile è la storia. Sì, no! Fare allora, dici, no, per la crescita, sì, ma la Lazio è sempre rimasta a quel livello là. Per crescere, secondo me, una squadra come la Lazio, ma anche come la Roma, devono fare trading sportivo. Quando tu c'hai il calciatore come Milinkovic, che ma il trading non fai se non risultati, Ale. 80-90 milioni, tu non ne puoi credere 150. Sì, ma contro i risultati. Mia, Enerix, mamma mia. Cosa? Che? No, si discorso. Ah. No, tu lo devi vendere, perché poi tu non puoi far girare se tu non hai la forza. Luca, parla invece di fare. Oh, Luca, ma se tu non hai la forza io non di costruire la... tipo, ormai non si tifa più in Italia, sono tutti commercialisti. Se parla solo di milioni, oh, non si parla. Luca, però scusa che Lotito abbia sbagliato tutto quest'anno e secondo me anche molto negli anni precedenti. Ti sei divertito con Milinkovic? Però aspetta, il discorso è che se tu vai in Champions League, se tu vai in Champions League e prendi un allenatore che paghi 6.7 milioni lordi l'anno, che forse poi aiutatemi chat, penso che sia uno degli allenatori più pagati della storia della Lazio. Dopo tu Inzaghi, devi cercare di portare cazzo di soldi dei discorsi. No, non posso toglierli. No, li devi togliere. Ascoltami, Dagliale ti ha appena detto che Lotito doveva venire Milinkovic prima quando voleva 80-90 milioni. Tu ti sei divertito con Milinkovic, sì o no? Tu sei un tifoso, i soldi non ti danno a te. Se ma ti no, certo, ma no, certo. aspetta. Sti cazzo di soldi. Aspetta, no, ma noi siamo a fare un io sto a fare un discorso di logica calcistica. Per tu me lo puoi finire, io ti faccio un discorso di logica calcistica. È inutile, secondo me, far girare Immobile, Milinkovic, Luis Alberto, questi sono i giocatori da Lazio, eh? Con poi una marea di pippe intorno o giocatori mediocri. Allora, quello che dico io, quando tu hai Milinkovic al suo prime, invece di aspettare che poi deve andare a 40 milioni in Arabia, vendilo. Quando Luis Alberto invece deve portarlo a 30, così c'è una pippa in più. Aspetta, ma tu poi devi reinvestirli. Ho visto, quando ha preso 40 ha piato Camata a zero. È certo. C'è qualche responsabilità. Sì, ho capito, ma se tu poi sbagli i calciatori che prendi è un discorso, ma ci sono squadre che così si sono rafforzate e sono diventate poi top in Europa. Grazie, una Mario. Su tutte è l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid è incominciato con la vendita di Agüero, di Torres, hanno cominciato a vendere i calciatori forti al loro prime e ha fatto la squadra. Chi ha vinto l'Atletico Madrid? Ha vinto Scudetti! Hai parlato in Europa. Finali di Champions League. La finale non è una vittoria. Europa League ha vinto. Vabbè, Luca, però è sempre così. Aspetta, rifare la squadra per vincere l'Europa League. Allora, io ti dico una cosa. Se tu hai la forza di avere Milinkovic, Luis Alberto, Immobile e gli compri Loftus-Cheek e gli compri, che ne so, in difesa, allora c'è un senso. Ma il senso della Lazio, secondo me, non puoi avere una rosa dove c'è Milinkovic, Savic e Patrick in difesa, o Isai in terzino destro, o Castellanos come punta. Loro nel loro piccolo hanno vinto la Coppa Italia, hanno vinto ha vinto quelle competizioni perché c'era un signor allenatore in panchina che ha valorizzato i giocatori che stavano in campo. Sì, ma poi c'era un signore in panchina, Damiano,
ma ha levato le coppe d'Italia, non sei cresciuto, non hai fatto 4 5 6 su 300 si è attaccata su questo sono una d'accordo. Volta sola hai lottato per lo scudetto su questo, ma non cresci, lascia il livello, ma infatti è il primo responsabile, è la società, è la presidenza, è quello che dica la strategia. Ma te dico un'altra cazzata, no? Tare poteva piacere o poteva non piacere, ok? A Sciscione non piaceva, a qualcuno penso che piaceva, no? Penso che qualche merito ci avrà il Glitare, no? Milinkovic ha preso lui, Luis Alberto ha preso lui, Immobile ha riportato in Italia lui, te ne potrei dire tantissimi, no? Perfetto. Quindi a me era un direttore sportivo, onestamente, che col minimo indispensabile ha fatto i miracoli, Dare. Bravissimo, gli davano 10 euro e con 10 euro comprava primo, secondo contorno, frutta, eccetera, eccetera. Va via Tare, perché dopo 18 anni va via Tare, ok? Io mi aspetto che venga preso uno de livello o uno sopra, perché se lasci andare via Iglitare, ok? Io mi aspetto che tu possa prendere uno de pari livello o uno più forte di Iglitare. Con tutto il rispetto di Angelo Fabiani, che io non conosco, ma non mi sembra un direttore sportivo con un background o possibile, poi non è colpa sua perché è nelle stesse condizioni dello Tito, scusa, de Tare, che lui con 20 euro deve fare la campagna, però a Tare gli hanno rotto i coglioni per Murici che era scarso, però de Castellanos se ne parla poco, scusa, Camada chi ha preso? Camada chi l'ha preso? Dai ragazzi, io mi immagino se Camada l'avesse, e poi potrei. Aspetta, aggiungo che un direttore sportivo, scusa Luca che ti interrompo, no, vai. Un direttore sportivo, e tu Ale questo lo sai meglio di me, in una squadra conta, guarda se fuori al Bologna, no, però aspetta, il Bologna 4-5 anni fa era una squadra rovinata a pezzi, guardate Sartori che lavoro, no, che però ha fatto. Ale, Dami sta a fare un altro discorso, Dami, non tutti i direttori sportivi fanno quello che faceva Tare alla Lazio, Certo, non ovvio, tutti i direttori sportivi. Quindi, sicuramente. Un direttore sportivo dico, come se... Sartori fa solo il direttore sportivo e lo fa benissimo. Okay, va bene. Però Tare sicuramente avrà sbagliato tante cose. Perché leggevo pure prima in chat. Frate, qualche pippa l'ha comprata pure lui. Sotto milioni, ma come tutti, ma però, certo. Frate, come tutti. Perché tutti fanno le cazzate. Ma pure Sabatini. Pure Sabatini, che era un grande, prendeva Pilis. Pure Sabatini ha fatto le cazzate. Pure tutti quanti hanno fatto le cazzate come direttori sportivi, guardate Martini, ha fatto le cazzate e l'ha pagata perché è andato via. È impossibile. Però io ti dico, se va via uno come Iglitare, ok, devi prendere secondo me uno a livello, uno più forte secondo me, come se domani va via Sarri, non te puoi presentare con, che cazzo ne so, ditemene uno, con Dionisi. Certo. Capite che vi voglio dire? Se va via Sarri devi prendere uno pari o sopra De Sarri se vuoi crescere. Ma io mi auguro, Dami, che nel progetto Lazio, Male c'ha ragione, perché lo dito purtroppo sta Lazio non l'ha mai voluta far crescere. Ma Dami, nel progetto Lazio immagino che ci sia l'intenzione di prendere un direttore sportivo vero, non credo che la Lazio voglia restare con Fabiani. Non lo so, frate, ma ripeto, io non ce l'ho con Fabiani, che secondo me allora, ha fatto, troviamo una soluzione. Io, Luca, io lo capisco. Sbaglia, grazie Brigata Camada per i 100. E qui viene processato tutta la storia della Lazio. Io allora, Luca, io lo capisco. Luca lo capisco, dice noi il commercialista del qua della. Però troviamo, siccome facciamo comunicazione, troviamo una soluzione, no, fra di noi parlando. Per la Lazio, la soluzione qual è? Allora, lo dito, i soldi per mettere dentro per comprare i calciatori non ce li ha, non li mette e tutto quanto. Allora, cosa deve fare una squadra come la Lazio? Deve fare, secondo me, quello che fa l'Atalanta, ma grande, aspetta, in grande, perché la Lazio ha più possibilità di dare ingaggi più alti. Ale, quello che fa l'Inter no? Non può fare il lavoro che fa l'Inter la Lazio. Cosa? Anche quello che sta facendo l'Inter, perché anche l'Inter lo sta facendo adesso, quel lavoro là. Però Fabio a quel livello non lo può fare, guarda che l'Inter training con i calciatori. No, ma aspetta, guarda che l'Inter ha molti ingaggi importanti, Fabio, la Lazio non se lo può permettere. Però io stavo facendo un altro discorso, Ale, perché purtroppo in Italia, non lo so all'estero, però in Italia siamo più che tifosi, siamo diventati, ma anche io mi ci metto dentro perché a volte lo faccio anche io, veramente i commercialisti. Vedi tu, la prima cosa che dici, cosa deve fare la Lazio? Ma cosa deve fare il tifoso della Lazio se lo Tito non mette i soldi? Il tifoso della Lazio se deve lamentare
deve contestarlo Tito, perché porca puttana, quanti anni è che lo dico con i video sui poi questa squadra la devi rendere competitiva, perché la Lazio in passato ha vinto, ma io fa culo, io hai ragione Luca, ma quanti video ho fatto, non il commercialista, il tifoso, quanti video ho fatto sulle calcolatrici Luca dicendo che hanno stufato, non se ne può più. No, però ma il Milan perde, il Milan perde però... a zero. Aspetta, fammi dire una cosa, dai, aggiungo solo al volo una cosa, aggiungo solo al volo una cosa e ti dico una cosa, Ale, far direttore sportivo con lo Tito è la cosa secondo me più difficile del mondo, eh. Ah, con Zang è facile. No, ma problema... però, ma maestro, non mi di, io ti dico ah, Damiano, ti ma non sto, è, non sto di che è difficile, dicendo... perché i procuratori ci vogliono trattare proprio. No, perché se c'hai 10 euro per, ripeto, se c'hai 10 euro per comprare primo, secondo, contorno, latte, frutta, non gliela fai. Ma fosse solo quello il problema, Dami, questo la personalità è, no, concludo, di Lotito è insopportabile sul mercato. Concludo dicendo che come era difficile per Iglitare, è difficile pure per quello di oggi, però secondo me se va via uno come Iglitare devi prendere uno più forte se vuoi far crescere la squadra, se no è inutile che stiamo a parlare qua, raga. Per una trattativa ti porta all'esasperazione, lo sai Damiano, lo sai, tramite l'ambiente del mondo del calcio, la tratta col dito veramente è difficile. Una cosa, una domanda io me la faccio, io poi sono tifoso da Roma e vedi che la verità, non so ipocrita, sono contento, però anche la Lazio quest'anno è da rifondare, se vai a vedere Damiano, e dove li prendi i soldi per cambiare 5, 6, 7 giocatori? Qualche sordino ha preso la Lazio dalla Champions, vabbè, qualche sordino dalla Champions ha preso, eh. Ale, io leggevo una statistica di un ragazzo su avrei preso 40-50 milioni se il prossimo anno, e se il prossimo anno come sembra, perché adesso veramente è molto difficile per la Lazio andare in Champions, e se la Lazio non andrà in Champions dici che le reinveste quei soldi là, Claudio? No, Lotito, ma che investe, ma quando investe? E da vendere chi ha la Lazio adesso da vendere? Nessuno, boh, nessuno. Forse Zaccagni, ma 15-20 non c'ha nessuno. Lotito, quando Milinkovic e Savic costava 80-90 glieli davano 100%, lui diceva 150, lui invece 80-90-100 lo doveva vendere. Ale, vuoi sapere qual è il vero... ci scrivono in chat che c'ha 70 milioni. Ah, 70 milioni. Vuoi sapere qual è il vero problema di squadre come Lazio, Roma, eccetera, che non hanno dei settori giovanili dalla quale pescare futuri talenti? E quello è il problema. Ragazzi, noi continuiamo a ricondurre... La Roma si è retta sul settore giovanile. La Lazio, ma chi, Ale? Anche se c'ha... Ma chi? La Roma? Adesso c'è una dice un titolare della Roma che... Ora arriva con la un titolare Milan, della Roma che esce . Dal vivaio della Roma, che dal vivaio della Roma gioca titolare alla Roma senza passare per altre squadre? Dimene uno. Non c'è sta. Non c'è, Ale. Ma il problema, Pellegrini è andato 2 anni a Sassuolo. Ma è andato 2 anni a Sassuolo e l'ha ripagato 20 milioni. Quanto cazzo ha pagato a Roma da Pellegrini? Florenzo è andato a Crotone e poi è ritornato. Alecox. Grazie, Alecox. Alecox. Calafiori per facciare nome. Calafiori hanno fatto una cazzata. Ma Calafiori è un altro che hai venduto. Cioè, è quello il disco. Chi ha tenuto? Zaleski, che oggettivamente è un mezzo giocatore. No, Bove, sono d'accordo con te. Che è un mezzo giocatore. Il discorso che sto facendo io è che dal momento in cui nel calcio italiano, oggettivamente in questo momento, girano pochi soldi, ok? Tu devi creare valore dal nulla. Come crei valore dal nulla? Sfruttando i settori giovanili, rendendoli parte integrante del club. Rendendoli parte integrante del club e facendo sì che i tuoi futuri campioni arrivino da te stesso, o comunque male che vada andandoli a prendere prima ancora che esplodano, perché tanto i soldi nel calcio italiano per i prossimi 10 anni non gireranno. È inutile che ci prendiamo per il culo, i soldi non gireranno. L'Atalanta va a comprare Højlund a 18, l'anno dopo lo vende a 70, cioè questo è quello che devono fare i direttori. Andiamo sportivi. Avanti, che mi voglio vedere un pezzettino delle Iene. Oggi mi voglio vedere un pezzettino delle Iene. Hai visto? Un attimo, voglio, su Calvarese. Voglio cercare di fare l'esempio più chiaro possibile. Pirettino! Bene, quello che io intendevo dire. Chiedo a Bergomi. Grazie, Bergomi, risposta secca, sì, no. Sei contento che quest'anno alzi lo scudetto? Sì. Bene.
Bergomi ora c'ha una società che è disperata, i debiti, il presidente non si sa dove. E non me ne frega un cazzo, ma lo sai le battaglie che ho fatto? Cazzo. Invece io che ho il bilancio tutto bello linto e pinto, non vinco una minchia. Il tifoso. Ma io però ci fate le battaglie, Luca. Però, hai fatto le battaglie con il bilancio. Oh. Ti faccio, Luca, ti faccio domanda, dimmi tu sì o no. Tu hai fatto i video che ho fatto io contro le calcolatrici? Ma non faceva video, Colin, non faceva video. Del cazzo! C'è stato conta vincere. C'è stato un, sì, un primo Moratti. Se non si vince si contesta. Se no vai fuori dai coglioni. Il primo Moratti è abbuttato. Perché il calcio è qualcosa che i grandi presidenti hanno sempre regalato ai poveracci come noi. Certo, poi se vince che si lascia addosso è pure meglio. Non sono tutto. Sì, ragazzi, scusami nel Alessio. Nel calcio portano le idee. Scusa Alessio, abbiamo dimenticato la funzione sociale che il calcio ha avuto nel dopoguerra. Dei grandi, oggi si chiamerebbero quasi filantropi, che facevano cose... Perché comunque Moratti affondava le petroliere, lo faceva fino a 2 settimane fa, così come c'è Genia, però in tutto quello che facevano c'era una parte che andava al popolo, cioè ti do l'Inter, Berlusconi faceva ti do il Milan, gli Agnelli, quello c'è una funzione popolare, non mi puoi venire a rompere i coglioni perché vuoi fare i soldi, cioè... Concludo, è come se la regina d'Inghilterra volesse fare la regina e scaccolarsi nelle ha cambiato nelle... Fabio, non te lo fanno più fare il presidente dell'Inter, no, questi vincono sempre, sai che gliene sbatte, continuano a vincere, tiri fuori i soldi, se no vai fuori te... ma se no lo faccio l'Inter, l'Inter sta vincendo, continua a vincere sempre, ma l'Inter sta vincendo, non spendendo, non so se vi state rendendo conto, incazzando sta vincendo, sì, ma Ale Ale, la fortuna dell'Inter non è le idee o il direttore sportivo o altro, la fortuna dell'Inter è avere un allenatore come Inzaghi che valorizza i tuoi giocatori, perché se quella è l'analisi. Perché Thuram under Pioli, che magari è un'idea che adesso sembra giusta, Thuram sotto Pioli non avrebbe reso così, siamo d'accordo, siamo appunto d'accordo. Vabbè, però non facciamo sempre la solita scelta. Ma sì, ma ho capito, ma Gosens e Correa non sono stati valorizzati, cioè non è che... Ma Correa perché è scarso? Peppone! 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 Grazie amico mio. Io dico Andrea, a 200 facciamo il bingo. A 200 facciamo il bingo. Puoi dirmi il bilancio, ma vai a fare 200 il bingo. No, poi maestro, però bisogna dire, se uno vince col bilancio pure bello lindo e pinto è ancora meglio. Chiaro. Certo. Se invece perdi col bilancio disastrato ti incazzi il triplo, siamo d'accordo. Ma se c'hai i debiti e vince ogni anno lo scudetto, ma al tifoso che cazzo gli frega? Sì, ma sì, mica sono debiti suoi. Ma mica sono debiti suoi. Comunque, Dami, c'è una notizia di cui parlare. Io te voglio bene, ma a proposito di conte e di calcolatrici, porca troia. Però io vorrei sentire pure la chat, perché non so se avete visto il servizio di Filippo Roma alle Iene con Calvarese ieri. No. Però Rocchi ha convocato tutti, è successo il finimondo. È grave quello che ha detto ieri Calvarese, eh? Non so se vogliamo vederlo, dura 9 minuti. Chiedo alla chat. Sì, però. Guardiamolo. Però è grave, sono gravi, ci vogliono vedere. No, sono gravi nel senso che Luca poi le sentirai se lo vedremo. Ma lo senti? No, dice delle cose che dice, mi sembrava Enerix a me, eh. Vabbè, però ha detto che ha sbagliato. Vogliamo sentirlo? Vai a sentire questo cialtrone. Attenzione, eh. No, mi dissocio, offesa a Calvarese. Io non mi dissocio perché è uno che ha detto che ha... No. Salutiamo Calvarese. Dai, sentiamolo al volo. Un attimo, Fabio, un attimo, sentiamolo al volo, poi facciamo tutti i commenti del caso, però sentiamolo che sennò non si capisce un cazzo. Ma si può vedere meglio? Sì, il servizio delle Iene si possono vedere. Oggi vi faremo ascoltare un arbitro internazionale che, mentre non sa di essere registrato, si lascia andare a delle rivelazioni davvero clamorose. Non frega un cazzo, perché lì veramente c'è stato del marcio. Siccome ritengo di essere vittima di una guerra politica... Vabbè, ma sono io! Le dichiarazioni che sentirete per intero tra poco ci aiuteranno a rispondere ad una domanda importante. Può la gestione anomala degli arbitri di Serie A falsare un campionato? Vicepresidente, buonasera, una domanda. Ma è vero che lei e i suoi colleghi del Comitato Nazionale avete prodotto un verbale che attestava il falso nell'agosto? Ve l'ho girato io, chat,
Ma che è sta cosa? Ci dovrebbe essere libertà di parola. Questi che ci spingono via in malo modo sono gli arbitri della sezione di Nocera Inferiore, radunati insieme. No, chat, non è che ban, porca troia, si vedono sempre i servizi su... Alberto Zaroli, con cui vorremmo parlare della situazione esplosiva che sta vivendo il calcio italiano. In questo caos, due giorni fa, si dimette la... Ma poi Filippo Roma è un amico, oh, dammi, scrivilo intanto, Battista. Nel dubbio. Al centro dei nostri ultimi servizi, sullo scandalo di voti taroccati di arbitri mandati a casa o confermati in maniera sospetta, grazie a verbali che secondo la stessa procura FIGC avevano attestato il falso. E oggi si aggiunge la polemica scatenata dal presidente della Lazio, Claudio Lotito. Errare umanum est, siete perseverare est diabolicum. Per come è andata la partita di venerdì sera Lazio-Milan, persa per un solo gol di scarto, dopo una serie di episodi... Beh, chat, vi tolgo il video. Il primo che cazzo è il mancato, ma fate venire l'ansia, chiesto dai laziali per l'uscita a valanga del portiere del Milan Maignan. L'avevo specchiato apposta. Secondo che da alcune settimane denuncia cosa non va nel sistema, non ci sono dubbi. Per me questo è un rigore netto, chiaro ed evidente. Ma Lotito protesta... Aspettate anche... un attimo, chat. Vabbè, chiamo un attimo una persona, dammi e chiedo, facciamo prima, va. Ok, allora do la notizia su Thiago, sì, su Thiago Motta, sul Milan. Servirebbe una musichetta però, Ene. Sì. L'inno. No. Caro Cohen, qui ci prendevano per il culo, o sbaglio, la scorsa settimana? Sì. Dove avete preso le fonti, di chi vi fidate? Vi vado a leggere la notizia del Sole 24 Ore, che credo sia... Puoi entrare su Discord lì, Enelix, però, eh. Il Sole 24 Ore dice, praticamente oggi, scusa se non vado errato, no? Sì. Cohen? Sì, sì, sì. Ok. Il Sole 24 Ore dice, PIF Milan, il fondo saudita, sta valutando se investire nei rossoneri e in Red Bird. Le proposte sul tavolo sono due. Fornire i capitali necessari a ripagare il vendor loan di Elliott... sviluppare una più ampia partnership con Red Bird, deadline fine marzo. Ma avevamo detto noi deadline fine marzo. Uno in più, avevamo detto che un fondo vicino a PIF, loro scrivono PIF diretto, io continuo a ripetere che a me dicono un fondo vicino a PIF è vicino per l'acquisizione del 30% delle quote del Milan. Ma mi dicono anche, caro Cohen, che questo è il primo passo per avere la totale maggioranza delle quote del Milan. Quindi il fondo arabo non punta al 30%, non vuole lavorare con nessuno. Questo è un primo passo per l'acquisizione della maggioranza della totalità delle quote dell'AC Milan. Se vuoi andare con l'inno, vai con l'inno, caro Cohen. No, però dobbiamo precisare due cose prima dell'inno, perché è vero. Ma non me ne frega un cazzo che l'hanno smentito, ragazzi. Sapete quante cose mi hanno smentito a me? Miliardo e mezzo. No, no, ma è chiaro che quando c'è una trattativa con tanti milioni in ballo, 500 milioni di euro, voi secondo voi Cardinale o chi per lui andava a confermare prima che si arrivasse alle firme? È ovvio che c'è la smentita di rito, questa è una cosa ovvia. Comunque, come c'è... la Solonku che l'altra settimana dice la Roma non è in vendita, smentisco. E che vuoi che vi dice, comunque, ragazzi? Comunque, ripeto, entro fine marzo, se sì o se no, lo sapremo, quindi non è che c'è da aspettare tanto. C'è un aggiornamento, un giornalista di... Ma poi aspetta, Sport. Luca, aspetta, Luca. Noi non stiamo dicendo che l'ha comprata. Noi stiamo dicendo non posso, da una settimana... La trattativa. Bravissimo. Noi stiamo dicendo che per il fondo arabo vicino a PIF è in accordo per comprare il 30% del Milan. Vedremo se tutto questo arriverà delle firme. Ore 16:40, un giornalista di Bein Sport, che è una... No, TV, come Ronaldo United Delusso. Faina, che è una TV araba, Bein Sport, se non sbaglio. Sì. No? Un giornalista che si chiama Abdelmajid Turca, mi sembra. Vabbè, comunque un giornalista di questa TV dichiara: fonti in Arabia vicinissime al potere economico saudita dicono che c'è la trattativa, si parla di 1,5 miliardi di investimento saudita, si inizierebbe in caso di accordo con 550 milioni di euro, che è la rimanenza del Loan coso che deve dare a Elliott. Quindi questo è un altro aggiornamento in più. E ora Enerix,
andiamo. Ma dai, ma che con lì, ma... andiamo con l'inno, amico mio. Non parte. Dov'è? Vabbè, ma lei è un buffone, dai, lei non sa fare il giro, dai. Non facciamo i buffoni che se ne va. Allora, buffoni, Bein Sport, ok? Bein Sport è la stessa, ok? Di Piff all'Inter, sì. No, no, ma perché ce l'aveva, ce l'ha anche Cohen? Bein Sport è la stessa che non ha detto Piff Inter. Ha detto di più, caro il mio testone vuoto, ha detto che era in corso una due diligence tra Suni e Piff. Cioè era in corso una due diligence. Cioè io entro a casa tua, nella tua azienda, e ti stanno bene, ma sono le tue? Io le ho messe finte. No, no, queste sono le usate alla festa scudetto per sfottere Cialanoglu che aveva fatto così sotto la curva. Tienile, perché non le userai mai più. Mettile già via, non userai mai. Sbrighi sulla notizia. Tu non usi più. La notizia è che Bein Sport, potete scrivere due diligence in corso, dice Bein Sport, due diligence in corso, giorni caldi per il futuro dell'Inter, bla 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 bla, è in corso il public, bla bla bla, e sarebbe via liberazione. Dai ragazzi, però, beh, diamo una notizia, citiamo tutte le fonti, c'è, cioè, questa fonte la diamo, certo, ovvio, giusto. No, poi ti mando il link, te lo mando. Bene, quindi possiamo vederlo? Sì, sì. Io penso, vai, che chiunque ha sbagliato. Comunque, ma continuano a dire che l'hanno smentito. Mi dite chi l'ha smentito esattamente? No, ma ragazzi, ma... No, ma non è il problema, il problema non è smentire. Ma io ci credo. No, ma andato nel privato, ma noi dicevano che già stavano... La due diligence... No, no, l'ha smentita, non c'è un comunicato. C'è scritto che fondi vicino... L'ha smentito... No, no, aspetta. L'ha smentito Daniele... No, aspetta, l'ha smentito Daniele Pongo. Ah, beh, allora... Oh, grande smentita, eh. Salutiamo Longo che mi ha bloccato. Se lo smentisce Daniele Pongo, allora ragazzi, ha fatto bene. Non si capisce il motivo, non ci ho mai parlato, ma ha bloccato. Lasciatelo, ha fatto bene, ovviamente. Siete una massa di incolti. No, vabbè, io lo saluto, mi sta pure simpatico, mi dispiace, insomma. Vabbè, finiamo il servizio. C'erano dei battibecchi carini su X. Finiamo il servizio. Di nome Longo? E Daniele, mi sembra. Daniele Pongo. Finiamolo. Espulsione subita per doppia ammonizione da Pellegrini, che chiedeva che l'arbitro fermasse il gioco per un colpo alla testa subito da un suo compagno pochi secondi prima. Io faccio valutazioni sull'affidabilità del sistema, di poter garantire i risultati sportivi sulla base del merito. La Lazio protesta anche per la terza espulsione subita dalla sua squadra per questo fallo di reazione di Guendouzi. Meglio non mettere full screen. Questa espulsione non ha senso. Al massimo l'arbitro poteva dare un'ammonizione. Si auspica l'intervento di chi, presidente? Ma io non auspico nessuno. Se lei si sente violentato, si rivolgerà a chi è preposto per garantire il rispetto delle leggi, no? In attesa di scoprire quali azioni concrete intraprenderà il patron della Lazio, l'insofferenza anche di altri presidenti si fa sentire, come prima di Napoli-Juve. Ma che c'entra questo? Non lo devono fare! Non lo devono fare! Cazzo! Un'altra cosa. Cerchiamo di capire se una gestione anomala degli arbitri può arrivare davvero a falsare un campionato. Facciamo l'esempio dell'ex arbitro internazionale Giampaolo Calvarese. È il direttore di gara di Juventus-Inter, la penultima partita del campionato 2020-21. Nicola Rizzoli, a capo dei valutatori degli arbitri di Serie A, alla fine della stagione precedente aveva chiesto l'avvicendamento di Calvarese per superamento limiti di permanenza nel ruolo. Solo che lo stesso giorno in cui Rizzoli, con la sua relazione, chiede di mandarlo a casa, il comitato nazionale mette a verbale che Rizzoli invece avrebbe chiesto a voce di confermare Calvarese per un altro anno. Come si spiega una contraddizione così evidente? Il verbale attesta il falso? Al momento nessuno lo ha accertato. Ma così Calvarese può arbitrare un altro anno e a fine campionato viene designato proprio per quella partita decisiva che, stando alle regole e alla relazione di Rizzoli, non avrebbe neanche dovuto arbitrare. A 3 minuti dalla fine le due squadre stanno sul 2-2, ma proprio allo scadere l'arbitro Calvarese fischia un rigore a favore della Juve per questo contatto tra Quadrado, che per me è rigore, e Perisic. La Juve realizza il penalty, vince 3-2 e si classifica al quarto posto con un punto in più del Napoli, andando così in Champions League. Quindi quella decisione arbitrale ha fatto una bella differenza che valsa decine di milioni di euro. Ma quel rigore c'era o non c'era? Quello di Juventus Inter non è mai rigore. Questa gamba sinistra di Quadrado che si sposta e va ad intrecciarsi.
scontrarsi con le gambe di Perisic, che sta correndo in un modo assolutamente regolare. Non c'è assolutamente calcio di rigore. Capito perché tenere in attività un arbitro che il suo valutatore chiedeva di mandare a casa può cambiare le sorti di un campionato? Un attimo, maestro, finiamo il servizio. Ma stai zitto anche tu, che sei tu che ti fuori! Bastardo! Ma che è sta scena? Ma chi ti ha fuori? Ma siamo qui! Piano. Sai che se uno mi tocca così prende una centra che gli rompo il naso. Per favore, per favore. Dissociamo, per favore. Se uno mi mette le mani addosso da dire gli do una centra qua. Enerix, mandiamo quando parla Calvarese. Ma è incredibile. Ma stiamo scherzando, le mani addosso. Uno fa il suo lavoro, può anche dire lei esca. Ma le mani addosso non me le mette neanche in. Andiamo quando parla Calvarese, Ene, c'ha ragione Cohen. No, aspetta, finiamolo. Dai, mancano 3 minuti, dammi. Avete prodotto zio cane, un verbale che attesta il falso. Non è assolutamente vero. Calvarese è stato salvato quell'anno, ma l'anno dopo ha fatto dei casini pazzeschi. Forse salvarlo non fu una grandissima idea. Lei è convinta che un arbitro sia infallibile? Un arbitro ha il diritto di sbagliare. L'importante è che chi sbaglia troppo poi venga smesso e chi è bravo va avanti. Arbitro Calvarese, buongiorno, le Iene. Ragazzi, buon dì, di che cosa dobbiamo parlare? Dico l'ha fatta grossa, eh? Il famoso rigore di Quadrado. Accidenti, guarda, ho sbagliato. Oggi lo ridarebbe quel rigore? Ma guarda, io sì o no? No, ma aspetta, sì o no, perché vedi, l'arbitraggio è veramente fatto di grigio. Alla fine era meglio se la smettevano, così non combinava quel pasticcio. Ma no, guarda, agli arbitri dispiace sbagliare. Dopo la sfortunata direzione di Juve-Inter, Calvarese rassegna le sue dimissioni. Ma perché si dimette? Ci risulta che proprio in quei giorni la procura dell'AIA stesse indagando su un presunto taroccamento di alcuni biglietti ferroviari da lui messi a rimborso. No. A iniziare l'indagine è Rosario D'Onofrio, il procuratore degli arbitri, che da lì a poco verrà arrestato per narcotraffico. E il poi, nuovo procuratore e poi... che lo rimpiazzerà concluderà che non è stata riscontrata una palese falsificazione o alterazione dei biglietti. Solo che analizzando una copia dei biglietti su cui la procura stava indagando, abbiamo notato una strana anomalia. Tutti i biglietti, seppur con date e destinazioni diverse, hanno sempre lo stesso numero titolo in alto a destra e lo stesso codice CP, cioè il codice di cambio prenotazione, che però di regola dovrebbero sempre cambiare da un biglietto all'altro. Sono due trasferte, perché una è a Lecce e l'altra a Milano. Vabbè, sono sei biglietti no, ferroviari intestati a lei. Io no, penso no, che quella è stata una stagione in cui non so quanti arbitri sono stati interessati dal procuratore, che mi risulta che dopo fosse un narcotrafficante. Però che c'è entra quei biglietti ferroviari. Come spiegamo questo mistero? Ma quale mistero? Biglietti diversi, diversi orari, diverse tratte, con lo stesso numero di titolo e lo stesso codice CP, sì. Vede? Sì. Guarda, sì. Il codice CP è sempre lo stesso. Sì, sì. Però lei non mi risponde. Come mi spiega sta cosa? Ma che devo spiegare? Non è che ha falsificato i biglietti ferroviari? Ma per ottenere un rimborso che magari non l'aspettavo, per gonfiarlo? Queste sono tutte bufale di un procuratore che adesso è in galera. Io biglietti ferroviari non mi posso ricordare in 60 trasferte. Mi dovete dare del tempo di vedere. Potrebbe essere falso questo documento. Ma 100%, ma perché secondo lei un narcotrafficante è affidabile? Calvarese dice che deve fare una verifica su questi 6 biglietti ferroviari. Ma ci rimane un dubbio. Perché proprio mentre la procura indagava lui si è dimesso? Ascoltate bene. Era anche un po' cambiato il vento a livello politico. Io sono andato a parlare a Roma con il presidente, il vicepresidente. Era cambiato il vento perché devi essere in linea anche con quello che è la governance, no? Che sta in piedi. Quindi a me la governance che era subentrata non è che mi facesse impazzire. Ma un arbitro deve arbitrare bene e deve essere al di sopra delle parti o deve questo essere in linea con la governance del presidente e del vicepresidente dell'associazione? Anche perché poi sostiene addirittura che il problema riguardasse anche altri 2 arbitri della sezione di Teramo mandati tutti a casa. Cioè mettilo che la sezione di Teramo 3 su 3, è strano che 3 arbitri su 3 sono andati a casa, perché non eravate legati a chi comandava in quel momento all'AIA. Ci sono delle dinamiche politiche, purtroppo è vero, e questo è sbagliato. Insomma, in questo fuori onda un arbitro internazionale ammette che la carriera degli arbitri dipende anche da dinamiche politiche che niente hanno a che vedere con la meritocrazia. Ma allora ci viene un dubbio: perché l'anno prima ti avevano salvato? Non c'erano 30 lanciapaglioni, c'era Nicchi, ma ha salvato Nicchi. Tu eri la corrente di Nicchi? Sì. Il mio presidente, io no, non frega un cazzo. Perché lì veramente c'è stato del marcio. Siccome ritengo di essere vittima di una guerra politica... Insomma, parla di guerra politica e marcio nell'associazione arbitri, confermando in parte quanto è emerso durante la nostra inchiesta. Ma rimane un mistero tutto da risolvere. Abbiamo chiesto a Calvarese di verificare se i biglietti taroccati sono proprio quelli presentati da lui al rimborso. Ma da domenica ad oggi ancora non ci ha dato né una conferma né una smentita. C'è uno scandalo dei rimborsi tarocchi degli arbitri, tutto da scoprire.
Però scusa Cohen, che pensavo che cazzo l'ha detto. A me la parte che mi interessa è quando lui parla chiaramente dei correnti politiche. Lo scopri quando... adesso che vabbè, lo sapevamo. No, io non lo scopro adesso, fratello. Però non per questo deve essere giustificato. Perché ti ripeto, uno secondo me deve andare avanti per meritocrazia. No, se uno è amico di uno e uno conosce l'altro o uno è raccomandato da un altro. Perché questo sembra uscire dalle parole però di Galvarese. Stiamo discutendo . Di cose che abbiamo sempre pensato tutti. Sì, però poi adesso c'è un arbitro che palesemente, poi non so se era voluto o no perché vedevo la telecamera bassa, però ci dice che lui è stato fatto fuori perché non c'era più quel presidente, perché c'era quell'altro. Ho capito, però oggi, riprendendo il servizio vecchio delle Iene, che fa Cohen? Se ne va il cretino. Vabbè, dai, continua, finisci. No, dicevo, vorrei sapere anche il pensiero della chat, il pensiero di Ale, del maestro e di tutti noi. Però, secondo me, oggi abbiamo qualcosa che dice che praticamente in Italia, e ovviamente magari tanti lo pensavano già, cioè ci sono degli arbitri che magari stanno in quella posizione perché sono amici di quello o perché stanno nella corrente di quell'altro. Ma prego, in Italia, maestro, ma il problema, Ale. Aspetta, dico una cosa, Dami, il problema vero è che in Italia è così per qualsiasi posizione, per qualsiasi ruolo, per qualsiasi lavoro, per tutto, ragazzi. L'Italia campa di grazie conoscenze, di amicizie, di collegamenti. Non ci prendiamo per il culo. È un problema se questa cosa poi, ok, dovrebbe, tra virgolette, determinare la giustizia all'interno del sistema. Dovesse determinare la giustizia all'interno di un sistema calcistico. Dal momento in cui sono un organo di giustizia, questo non va bene, però. No, però, allora, è tutto fatto così in Italia. Ha ragione Andrea, è tutta così l'Italia. Si va per amicizie, così come quando tu inizi a fare il promotore finanziario vai dai tuoi amici, si chiamano i clienti caldi, quindi è normale che si parta sempre dal giro, okay. Mentre invece si dovrebbe prendere e dire, fare una dammi il tuo curriculum e uno sceglie. Ora, il problema degli arbitri è più grave. Uno, ci sono delle cose che avvengono a umma, che poi vengono scoperte, alcune non le abbiamo mai scoperte magari in 60 anni. In questo caso, quello che avviene poi va sotto i riflettori. No, spammare, quindi loro sanno che rischiano. Quello che dico io è, nell'epoca delle partite IVA, nell'epoca dell'esternalizzazione del servizio, uno prende gli arbitri, li raduna ogni tot per formarli, poi li chiama partita IVA, ok, tutto visibile con i rimborsi, li forma, li uniforma con le regole e poi li chiama, senza aver bisogno di queste gigantesche strutture che secondo me, e concludo, non c'è bisogno di una struttura così complicata. Dopodiché l'organo che li giudica dovrebbe essere distaccato da chi dovrebbero essere giudicati, non lo so. Comunque le cose che ha detto Calvarese, se prendete qualsiasi arbitro, ma non di Serie A, qualsiasi arbitro che ha provato a fare la carriera d'arbitro, ve le dice. Vabbè, le diceva chi era quello, grazie Benji, Calciopoli, che è andato, Bertini, sì, che ha fatto il libro. C'è un post di diceva le stesse cose. Fammi sentire Ale intanto. No, ma io vi dico la verità, a me questa questione qua arbitrale mi annoia parecchio, perché tanto il sistema arbitrale secondo me non è marcio, è marcio proprio dalla testa. Se tu voi andate a vedere, no, chi sono i designatori arbitrali? Sempre i soliti ex arbitri che escono da e finiscono da arbitrare. Vabbè, quello è vanno lì. Reale. E chi ci devi mettere? Ma sono sempre stati Rocchi, Rizzoli. Beh, gli ultimi. Io invece non metterei proprio ex arbitri, pensa che vi dico. Non metterei proprio ex arbitri. E per quanto riguarda questa è l'Italia, l'Italia. Ci metti Carlo Conti, chi deve fare il designatore? Ma non offende. Ma scusa, gli arbitri devono designare. No, ma non un ex arbitro italiano. Perché Carlo Conti è straniero? Non posso prendere straniero. No, puoi prendere perché lo fanno a loro nel loro paese. Scusa. Beh, Rizzoli era bravo, però dai. Però per me cambierà mai il sistema. Tanto io ho una mia opinione che non la posso dire qua perché se la dico qua. Ti querelano. No, se c'è il coraggio la dice adesso. No, non va bene. Io lo so da sempre quello che secondo me c'è sta proprio un sistema per me. Però no. se dici questo, tanto ti dicono vabbè. Però scusa, lei non devi credere ai complotti perché sono al calcio. Per me però c'è il sistema.
Cavallese aveva detto: ho sbagliato sul rigore di Cuadrado. Non so perché non l'abbia ridetto le Iene. Interessante questo, che lui fa due interviste in cui dice, perché lui va in TV, sì, l'ha e detto. Dice: lui aveva detto, ho sbagliato. Ma l'ha detto, l'ha detto che è stato un errore. Però sul discorso degli arbitri che non c'è meglio che stiamo in Italia, mi dite dove c'è sta, mi dite in Italia dove c'è la meritocrazia, ma non c'è in politica, su quattro calcio. Nei posti, no, ma non mi pare. Su escort, ma c'è gente qui che sbaglia informazioni. Sì, tipo, quale cazzo di meritocrazia? Ciccione. No, scusami, Damiano, guarda che brutta questa cosa. No, sono entrato, non mi avete salutato senza la sigla. E questo mi porterà. Stai sbravando, aspetta, ma io le caccerei fuori. Io riesco e rifacciamo tutto da capo. Ma meglio, però, mi devi fare favore. Prima di entrare in live, non te devi fare i pippe sulla webcam, perché guarda che combini. No, scusa, Enrico, sai che ti voglio bene, però io non mi alzo per mettere il Voltaren e per fare la pipì. Io non mi sono mai. No, Camelio. Io non ho mai fatto quelle cose da quando sono nato. Quello che ha detto lui. Ma che dici, Camel? Ti sei mai fatto una pipa? Mai. Perché, mai, Camel? Vabbè, saranno cazzi suoi, rientri, forza. Rifacciamo tutto da capo, perché Portaiella no, non fa. No, io non ci sto, scusa, io gli voglio bene, Enrico, ma lui arriva dopo un'ora e 40, che io ho mal di schiena e vuole. Scusa, Bergomi, scusi, lei è stipendiato, Camelio no? Questa è la differenza, no. Scusi. Stipendiato è un eufemismo, non è, non è vero quello che dice imbecille. Damiano. Guarda, perché dici così, Damiano? Ti faccio 7 rimborsi. Prego, Camelio, forza, diga. Bastardo, ti scrivo il treno 7 volte. Non è vero che Damiano non mi paga, perché le cose vanno dette, quindi a me non mi... una pad di 1.800 vale 26 dirette. Sì, ma ti ho regalato 10 anni fa, forza, avanti. Allora, no, rifacciamo la sigla, perché no, porta Iella. No, che palle! Non ci abbiamo tempo, questo... Camelio, si esprima sugli arbitri. Perderai gli abbonamenti così. Si esprima sugli arbitri, invece se esci scommetti chi fanno. Aspetta, Camel, facciamo un tentativo. Sei stato un po' dentro, non hanno fatto nessuna sub. Facciamo 2 minuti fuori, vediamo se si sub. Vai. Fine 45, vediamo se arrivano sub. Io so proprio, ma neanche le chiedo. Neanche io le chiedo. Fine 45, sei una delle sub, è stato sputtanato Camelio. Finisca le dedi sugli arbitri. Chiedi a Enrico del rinnovo di Barella. No, l'ho detto, Damiano, il mio pensiero sugli arbitri è meglio che non lo dico, perché io non è che sono complottista, però credo che un sistema c'è. E il sistema Joker! Grazie Joker. Già sbambolina, già 4, ma secondo me ne fanno pure di più, guarda. Prego, Ale. Alessio Piacentini! Fuori dal cazzo, Camelio. Grazie. Ma se n'è andato, Camelio. Ma se n'è andato. Meno male, guarda. Ah no, è tornato. Aspetta, Camel, direi che ti abbiamo sputtanato. Hai visto? Ancora. Ma pulisci sta webcam. Ah, scusa, grazie, non Camel, 40 in diretta, 40 no, comunque, no, Alessio Piacentini per Dagliale numero 1, Incredibile. Oh, Camel, 40 sub senza di te in 2 minuti, com'è possibile? Pensa che ho sbloccato tutto assist che ho dato io a Damiano, tutto scenetta preparata ieri. Che moriti, non lo dici? Ma quale preparata, buffone? Enrix, digli la verità. è vero, confermo. Ma solo. Che è vero? Ma io la querelo, imbecille. Confermo, ma faccio assolutamente. Tra l'altro ieri c'è stata una chiamata importante, Camel, e possiamo dire che l'abbiamo organizzato anche per le prossime 3-4 puntate, quindi... Non diciamo altri 2 incontri che dobbiamo fare, perché... Non lo diciamo. Si esprima diciamo. Sugli arbitri, imbecille. Viva Filippo... Lo sapevo, ha leccato di culo a Filippo Roma. No. Viva Filippo Roma, che si deve tagliare ancora i capelli, perché anche era dobbiamo anche un fare Murignano... il pronostico della Champions dell'Atalanta, si muova! Filippo Roma era un Murignano, quindi su quello mi è calato molto, e dopo glielo dico perché lo becco dopo in diretta, mi deve una cena. E l'Atalanta vince, e il Real Madrid vince, poi... Ma che fa? Ma non ci frega un cazzo, ci dica degli arbitri. Degli arbitri ci deve Ma che dire. Cazzo la me ne frega? Fuori questa dal cosa cazzo, che hanno Camelio, dai, fuori dal cazzo. No, aspetta, dai. Aspetta. Questa cosa dell'Inter è completamente vergognosa. C'è l'Inter, sembra il servizio di Filippo Roma. No, però mi dico sempre agli arbitri, è una cazzata pazzesca, perché la Juventus è stata aiutata quando c'era un punto di differenza, erano tutti in ballottaggio. L'Inter adesso sta a più 300... Questa cosa del fallo è una buffonata per mettere in difficoltà. Bravo Enrico, è entrato veramente da signore. Sì, digli che di la roba di Barella che hai detto prima, bastardo, dimmi. Cosa? Che hai detto su Enrico sul rinnovo di Barella. No. Non ho detto niente. Bastardo. Scusate, Barella, sono ufficiali di Sporting Atalanta, chiedo scusa. Ah, ma perché giocano adesso?
18:45. Sì, bella, lo bella Sporting, partita. Lo Sporting scende in campo con Israele tra i pali, Quaresma, Coates e Diomandé in difesa, saranno i tre centrali. Centrocampo a 4 con Katamo a destra, Koyendri al centro insieme a Morita, Mateus, Roy, Reis a sinistra. I davanti ci saranno Paulinho punta centrale, Trincao a sinistra ed Edwards a destra. Risponde l'Atalanta con sempre un 3-4-3 a specchio con Musso in porta. I tre centrali saranno Kolasinac, Ian e Jim City a sinistra, Ruggeri a destra. Aspetta, non gioca Gyökeres, saranno De Rome e Oder. Non gioca Gyökeres. Ma perché? Per lo Sporting, che roba fa? No, non gioca Gyökeres, non so che dite. Ma perché non gioca Gyökeres? Deron e Ederson al centro del centrocampo, a sinistra Lukman, a destra Miranchuk, unica punta, Gianluca Scamacca. E il Poro Scamacca. Gyökeres in panchina. Ma anche Gonçalves, ma sta a fare turnover. Ma non c'è Coppa Miners? Ma se gioca il campionato, Sporting, se gioca il campionato forse. Sì, è primo a tre punti. Ah, primo. Hai capito. E squadre che vincono le coppe non pensano all'Europa League. Follia. Ma voi pensate, oggi mi sono fatto una chiacchierata con Gianluca Petrachi. Alessio così impazzisce. Tu, vabbè, De Zerbi è stato per 15 giorni della Roma, vabbè. Ma la Roma aveva Trigoria, a parte aveva portato Mkhitaryan con il 50% dell'Arsenal, Smalling, Mancini, Ibanez, Veretout. Pensate Petrachi quanto cazzo era stato forte. Ma la Roma aveva a Trigoria, è stato per 4-5 giorni, mi ha raccontato Carlos Augusto. Così, per dire, a Trigoria, poi non aveva il passaporto. Andiamo a fare il pronostico. Sì, andiamo a fare il pronostico. Abbiamo le quotation, quindi andiamo a fare il pronostico della partita di questa sera. In realtà scenderanno in campo tra Roma. Mi manda i pazzi sta roba di Gyökeres, Cohen. Avevo uno più Gyökeres più gol. Io pronostici, ma hanno preso 4 di fila, mo sbaglio. Mi dai la prima, Andrea, mi dai la prima, che sei da blob? No, no, io l'ho totale. Sì. È piccola. Piccola. Ah, io la vedo nella così. Media, no, Camel. Piccola, nella guardate, media. So qui non è un regalo di un anno e mezzo per Damiano, è di due mesi fa. iPad. È vero. 11 Pro. Oh, Camel, sai a me che mi ha regalato in un anno di collaborazione? Sai a me che mi ha regalato in un anno di collaborazione, Camel? Perché? Sto cazzo. 1000 euro quando ha preso. Sì, 1000 euro scammati. 1000 euro scammati. La dignità mi ha regalato, Faina. Al massimo me l'hai distrutta. Me l'hai distrutta la dignità, bastardo. Bastardo. Me l'hai distrutta. Me l'hai distrutta. Avevo una carriera. Avevo una carriera davanti con Andrea Panciroli o CV Sport. Avevo una carriera lanciata, rovinata da Damiano Coccher Faina. Incredibile ragazzi, io ho fatto tagliare i capelli, ho portato in palestra, un cretino, guarda. Incredibile. Andiamo a fare i pronostici. Grazie, dai. Grazie. Che visto che c'è il tipster qui fra di noi, no, però mo c'è tutto da perdere, Faina, perché mo c'ho la pressione, dai, veloci, prego. Allora prego. Andiamo su il pronostici di Sporting Atalanta senza commenti. Sì. L'1 è dato a 2,03 su Betwin 360, 2,03 su Qui Gioco, 1,99 su Eurobet. La X è data a 3,50 su Betwin 360 ed Eurobet e a 3,55 su Qui Gioco. Il 2 è dato a 3,55 su Betwin 360, 3,50 su Qui Gioco, 3,65 su Eurobet. Ti dico quindi che parto io 3-1 Sporting. No. Magari Mazinga. Impossibile. Sì, Conan. Segue Enerix 2-1. Io 2-1 per lo Sporting Lisbona. Cohen. Chat, non seguitemi. Sei mutato, Fabio. Chat, non seguitemi perché con la pressione sbaglierò. 1-1. Fabio. Sei mutato, cialtrone. Sei mutato, cialtrone. Oh! Imbecille. 1-2 per l'Atalanta, grazie per l'imbecille. 1-2 per l'Atalanta. No, ma si è offeso, no. No, 1-2, ce la fa. Io sono d'accordo con Fabio, 1-2 Atalanta. Camel. Non c'è, beh, l'ho detto prima io, vince l'Atalanta assolutamente 2-0. 2-0. Andiamo invece sulla Champions League. Scusa una cosa, sì? Ma noi ci vogliamo più bene o meno bene degli ex della Bobo TV? No, molto più bene, che secondo me. Che insulti si sono dati. Non lo possiamo dire.
Poi anche qua per annunciare questo bel clima, va Fabio, non facciamo vedere, ma ci arriveremo mai noi, ci arriveremo mai noi a 40.000 spettatori, ma magari Ale, e non ci parliamo una volta chiuse le telecamere. Ma infatti che queste cazzate, no, io detesto, io che... detesto Daiale, lo dichiaro. Perché Andrea, secondo te, no, il tuo pronostico, ma è bello quello che hanno fatto, 10.000 spettatori ci possiamo arrivare, secondo me ci possiamo arrivare, siamo arrivati a 6.000 con i capelli mia, mortacci loro. Secondo me 10K si potrebbero fare. No, arriveremo, però, poi faremo anche le live serali il prossimo anno. Non deve essere anno, il boom per una cosa, deve essere proprio... vabbè, 10.000 fissi è molto difficile, Coin, ci proveremo. Quattro di pomeriggio è pure difficile, Ci proveremo. Guarda che a Dani e Vieti, prima andavano a cena insieme, ma noi quando ci siamo mai andati a cena insieme, ma perché che credo che a me, non mai pagare, ma una volta siamo andati a cena. No, tutti i milioni di euro che sono in banca, vedi che ti invito a volare al privato. Una volta siamo, lo posso dire, no, lo devo dire. Sempre a cena fuori a scuola. No, Fabio, lo devo dire, una volta siamo andati a cena, io e Camelio da soli, eravamo andati a cena insieme in un ristorante top, un ristorante top, gli faccio, Camè, mi riesci al volo a farmi fare uno sconticino per la parte mia che, diciamo che non sto passando un periodo facile, ho comprato il PC nuovo, Damiano non mi paga, eccetera, di qua e di là, Camelio mi guarda e mi fa, ah perché non offri tu? No, così, ragazzi, Camelio una roba imbarazzante. Con me ha fatto molto di peggio quando mi sono recato a Roma. Camelio fa: sì, domani andiamo a pranzo, non ti preoccupare, trovo io il ristorante. Ah, sì. Mi reco al ristorante, salvo poi scoprire che Camelio all'ora del pranzo era andato a giocare a padel, quindi lui aveva prenotato il ristorante per me e me lo dovevo pure pagare io. Un fenomeno. Con me ha fatto la stessa cosa in un romantico in zona Trastevere, io sono andato, vai a nome mio che è tutto a posto, invece un romantico alla fine comunque 50. Guarda Fabio, a me dispiace, non possiamo raccontare quell'episodio Enerix De Frosinone fatto a Camelio. Quale? Mi dispiace che no, ma come quale, quando no, abbiamo mandato da solo. Che è bella, però devo essere sincero, È il parcheggio. Ah, sì. Non voi l'avete raccontato. Vabbè, però Marina, il top di Camelio, il top di Camelio quando avete lasciato a Bologna. Mamma mia. Porca puttana. Quella è una vergogna. Io ho fatto una fantozzata. Lì ho fatto una cosa da fantozzi, quello lo devo dire. Ah, ma c'è la voglia con Zainetto! No, raccontate, che è successo? Ah, non la sai, è no, questa? No, non la so. Questa è stupenda. Facciamo al volo i pronostici, poi la racconto, questa è stupenda. Allora, andiamo su, racconto. Real Madrid, Lipsia, il Real è dato a 1,53 su Betwin 360, 1,54 su Qui Gioco, 1,55 su Eurobet. La X è data a 4,60 sia su Betwin 360 sia su Qui Gioco sia su Eurobet. Il 2 è dato a 5,25 su Betwin 360, 5,20 su Qui Gioco, 5,40 su Eurobet. Parto io! ...4-1 Real Madrid. La Madonna! Non si può dire! Come no? No. No, dai. Faina, ti ho messo grande, dillo. Ancora c'ha il Ren dietro, guarda. Sei mutato, sì, 5-0 cretino. Mutato. 5-0 Real Madrid. Camel. 0-1, supplementari. Alex. Sei mutato, cretino. Oh! 3-1. Bargomi. 5-1 per il Real. Camel ha già fatto, ha detto Cohen. Ho detto, io vedo una partita un po' più equilibrata, dico 2-1 Real Madrid. Vediamo facciamo l'altra pure, l'altra non ce l'ho, frate, Manchester City Copenaghen a 1-10 il Manchester City, e cazzo di pronostico devi fare pure, c'era tutto bene il mondo. Allora va, raccontaci questa, va, racconta al volo, forse era la prima volta che andavamo a Medjugorje e decidiamo di andare con la macchina da con Roma, macchina. Lunghissima, macchinone, sì, macchinone lunghissima, tipo 16 ore, 17 ore, una cosa del genere. Partiamo, eravamo in 4 eravamo in macchina,
E io e Camelio non guidavamo, stavamo qui dietro, c'era un furgoncino dietro al sedile. No, no, stavamo solo con la macchina. No, noi no, ma c'era un altro furgoncino con noi. Beh, sti cazzi, che di chi c'è stava. Vabbè, praticamente, sì, sì, in macchina siamo andati Ocil. Io mi ricordo le storie. No, ma ragazzi, ma queste storie furono qualcosa di irripetibile. Praticamente circa, forse stavamo a Orte, quindi eravamo partiti da poco da Roma. Camelio si accorge che non c'è il documento. Ma non ci credevate voi, però? Noi ci credevo, perché adesso lui scherza sempre, ride sempre, no? Fa sempre il buffoncello. Ah, quindi ve l'aveva detto? Lui ci aveva detto, dice, guardate ragazzi, ma non nessuno gli credeva, frate, perché ne dice troppe de cazzate, quindi sai, quando uno le dice, che ne so, sto male, poi dopo un po' non ci credi più, no? E noi ci siamo fatti fino a Bologna, che se fermammo a Bologna a pranzà, perché era l'ora di pranzo, eravamo partiti la mattina e se dovevamo fermare a Bologna per magnà. Sto coglione, perché lui poi diceva in macchina, vabbè, ma non ci credete, dai, non ci credete, come fa lui, vabbè, dai, allora sto di cazzate, sono buffone, sono pupazzo, sono giullare, non me credete, fate quello che vi pare. A me non rompi i coglioni, sono 8:30 di mattina, facce dormire. Arriviamo a Bologna, mangiamo, e il cretino non diceva niente, che questo è un cretino, ragazzi, mangiamo, uscimo dal ristorante, fa, ragazzi, ma allora capite che io sono senza documento? Dica, a me, ma stai a dire davvero? E fai, sono 6 ore che te lo sto a dire. Dico, ma sei un coglione? Vabbè, tutti insurti, sono volati. Ma come fai a 50 anni a non averci il documento? Cretino, imbecille, tutti insurti volano. No, ci voleva il passaporto. No, bastava la carta d'identità valida per l'espatrio, caro Camelio. Sì. Tu non c'avevi proprio, tu stavi con la patente, frate, sì, se ti ricordi bene. Sì. Perfetto. E in comunità europea va bene, cioè te fanno passare. Solo che Medjugorje, stando in Bosnia, fuori dalla comunità europea, ti serve la carta d'identità perché c'è la dogana, cosa che in Slovenia non c'è sta. Ma pure in Croazia c'era all'epoca, ora è entrata nell'Unione Europea completa e non c'è sta più la dogana. Che famo? Dica, beh, oh, famo una denuncia che ti sei perso la carta d'identità e vediamo se te la rifanno, perché poi ci hanno detto che praticamente col foglio della denuncia non te lo facevano passare al confine. Vabbè, alla fine della fiera, raga, volevamo mettere dentro al coso, al bagagliaio, vabbè, dicevamo, te mettiamo qua, vieni con noi, no, lascia perdere, poi succedono i problemi, eccetera, eccetera. Provamo, insomma, a fargli sta carta d'identità al comune, che c'era uno, vabbè, che forse ci poteva fare una carta d'identità, quella, hai visto quando devi partire, sì, quella, fanno sì, quella sì, cartacea sì, al volo, no? Vabbè, alla fine nessuno al comune gli andava da lavorare, e alla fine il poro Camelio, zainetto in spalla, lasciato, abbandonato alla stazione di Bologna, fatto via il treno da Bologna, però è stato un grande lì, perché lì ha preso il treno da Bologna all'ora di pranzo, è arrivato a Roma, è andato a casa con i mezzi pubblici, si è fatto il biglietto su Skyscanner da solo dell'aereo. Il giorno dopo ha fatto Roma Dubrovnik, se non vado errato. Sono arrivato prima di voi, poi, perché avete trovato di impiccio. È arrivato prima di noi Camelio, perché noi abbiamo trovato l'Arbegli Cascati, tipo in Croazia, e quindi il buon Camel, questa è la storia del buon Camel. Ma io sapevo tutto. Se io riesco a recuperare, ragazzi, la storia con Camelio che va via con lo zainetto, con la musica triste sotto, testa bassa, quella è una cosa meravigliosa, ragazzi. Meravigliosa. No, adesso, aspetta, dico solo questo qua. Sono stato un soggetto, perché bisogna ammetterlo, a differenza di un certo, non faccio i cognomi, Augusto, che è veramente un grande soggetto. E, anzi, se, io farei proprio una cosa, un sito delle buffonate che si scrivono in giro. Però io sapevo che erano caduti gli alberi, perché avevo i fluidi, sono ma tornato indietro. Ma vaffanculo, non ci credo. Vaffanculo, vai. Allora, sono arrivato prima. Sono le 18. No, ragazzi, il bingo no, perché a 200 lo sapete il bingo. Comunque ringraziamo tutti. Grazie a tutte le sub, grazie, abbiamo fatto tantissime anche oggi. Grazie Camel, ci vediamo domani. Aspetta, grazie. Aspetta. Oggi c'è alle 19:30. Dopo, ah, c'è il Camelio contro tutti? Alessio, a salutare, facciamo un Camelio contro tutti. Ah, 19:30. Okay. Alessio deve entrare un po' prima, poi ti racconto. Grazie, Camel. Ma dove entra? Qua. In bocca al lupo, Enrico, per la trasmissione. Dopo ti dico. Dopo ti grazie. Dico. Grazie a voi. Ciao Ale, grazie mille. Ciao Fabio, grazie mille. Ciao a tutti. Domani.